Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 23, e così dice: I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Fiducia in Dio e adorazione. È impossibile, nel corso di una vita di fede, che una persona sia in relazione con Dio senza che il suo cuore si apra all'adorazione. Questo spirito di adorazione deve sempre caratterizzare la vera pietà, cioè l'essere pii, timorati di Dio. Solo la fede dà il vero posto a Dio e gli lascia campo libero perché Dio manifesti se stesso nella sua gloria. È per questo che coloro che si affidano a Dio con fede prendono piacere in ogni occasione nel comprendere quello che Dio pensa a loro riguardo. E ogni progresso fatto nella conoscenza di Dio fa scaturire nuovi accenti di lode. È così che una fede vivente favorisce uno spirito di adorazione, e uno spirito di adorazione è il mezzo per esprimere le esperienze di una fede vivente. Più noi confidiamo in Dio, più lo conosceremo, e più lo conosceremo, più gli daremo gloria. Non abbiamo che una pallida idea di quello che perdiamo per la mancanza di una semplice fiducia in Dio. L'incredulità impedisce sempre lo sviluppo della potenza e della bontà divina. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. È detto del Signore quando venne nella regione di Nazaret, come scritto in Matteo capitolo 13, versetto 58. E questo è vero ogni giorno della nostra vita. Dio non si manifesta se la nostra incredulità ci rende ciechi. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Confida in Lui in ogni tempo. Salmo 62, versetto 5, 6 e 8. Ecco la vera pietà. E l'anima che sta su questo terreno di fedeltà sarà sempre caratterizzata da uno spirito di adorazione. La fede conta su Dio e Dio si rivela sempre alla fede. La risposta della fede è l'ubbidienza e la lode. Troviamo conforto in questa parola ancora oggi e che il Signore ci benedica.